Ehi, ci sei? Mi è morta la videocamera. Un attimo. Un attimo ragazzi, che cerco di risolvere, vediamo. Ok, ci sono. Rieccomi qua. Benvenuti, bello a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Lo so che non facevo video da tempo, ma va bene, non ne ho voglia. Ok, ve lo dico, va bene. Porterò forse qualche gameplay più in là di qualcosa, non so cosa, ma va bene. E che dire? Ah, giusto. Parliamo di Juventus Crotone. Anzi, no, prima parliamo di Porto Juventus, che è stata una partita veramente scandalosa. Ragazzi, veramente brutta, 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 brutta. Tra l'altro abbiamo preso due gol come dei polli, perché il primo soprattutto con l'errore di Bentancur, il secondo poi sul palo di Szczęsny, tra l'altro, che quella era parabile, quella palla. E Szczęsny che è deficiente se la fa mettere dentro la palla. E poi vabbè, ci salva Chiesa sul 2-1. Speriamo di giocare meglio il ritorno, perché veramente sennò qua no, non si passa con il Porto. Quindi vediamo un po' che tocca fa. E adesso parliamo di Porto. Sì, Porto Juventus, stavo dicendo. Parliamo di Juventus Crotone, finita 3-0 ieri sera praticamente. Grandissima partita da parte della Juventus. Primi praticamente 35 minuti, tipo, ha giocato quasi sempre il Crotone, diciamo qualche tiro in porta, ma non pericolosissimo. E poi c'è stato il gol di Cristiano Ronaldo, che c'era il dubbio del fuorigioco, ma alla fine è stato dato. Il grandissimo CR7, che tra l'altro ne stava per fare 3 nel primo tempo, ha sbagliato praticamente uno a porta vuota, ma non importa, tanto ne stava per fare 3, quindi grande CR7. Tra l'altro ne ha fatti due di testa, uno su assist di Alexandro e l'altro su assist di Ramsey, su respinta praticamente. Cioè praticamente lui ha tirato, poi è arrivato Ramsey, il cross di Ramsey, e poi la mette dentro di testa, 2-0 per la Juventus. E poi il 3-0 praticamente arriva sul calcio d'angolo della deviazione di McKennie, che la mette dentro, 3-0, bellissimo McKennie. Ovviamente non era al top, ma va bene, dai, l'importante era vincere questa sera. Anzi no, ieri sera, scusate. L'importante era vincere ieri sera. Comunque abbiamo accumulato 3 punti, abbiamo superato la Roma. Adesso siamo lì, insomma, siamo al terzo posto. Siamo dietro al Milan e l'Inter. E ora in campionato praticamente non si può sbagliare. Ieri c'è stato anche l'esordio di Fagioli in prima squadra, in Serie A. Quindi grandissimo Fagioli, ha giocato anche bene, diciamo che ne potevamo far 4 o 5 ieri sera. Peccato che un po' Ronaldo e un po' anche Morata, diciamo che c'è stato un po' di occasioni da gol, ma alla fine le abbiamo tutte mangiate, ma alla fine l'importante era portarsi il risultato a casa senza subire gol. Tra l'altro Gigi che totalizza 200 e qualcosa presenza, adesso non vorrei sbagliarmi, è uno tra praticamente tra i primi dei 5 top club europei. Mi sembra che sia il secondo in totale sui top, poi ce n'è uno che sta a 800, quindi è un po' difficile superarlo. E niente, finisce qui il video, perché non ho niente da parlare, non ho niente da dire. Bravo Fagioli che entra al posto di Bentancur, serve in bagno, anche Bentancur ha giocato bene ieri, grandi, diciamo grandi, ha dato bei inserimenti a Chiesa, comunque grande visione di gioco, bravo, bravo. E boh, basta. De Ligt e Demiral, vabbè, sempre insuperabili, grandissimi. Ovviamente dopo Pirlo all'85esimo
cambiato chiesa per Lippardo e poi ha fatto entrare, prima è entrato Fagioli, poi è entrato Lippardo. No, mi sembra che sia entrato allo stesso momento Fagioli, non mi ricordo. Vabbè, comunque ci sta un po' di turnover. Cioè, sì, ci sta. E niente, chiudo qui. Spero che il video vi sia piaciuto. E niente. Bella ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Che sarà? Non lo so. Vediamo se riesco. Magari registro un altro episodio di Pokémon, visto che non ne porto tipo da secoli. E niente, bella ragazzi.